sempre nella rubrica dei cuori solitari. E questa sera, attenzione, abbiamo un ragazzo marsalese che è in cerca della sua ragazza ideale. Ve lo presento subito, si chiama Claudio. Ciao Claudio. Salve. Allora Claudio, tu sei di Marsala, giusto? Sì. Quanti anni c'hai? 18. Ascoltami Claudio, che tipo di ragazza tu vai cercando praticamente? Allora, la ragazza che piace a me deve avere capelli biondi, occhi azzurri. Ti piacciono le bionde praticamente? Occhi azzurri poi? Per giù, alta come me. Tu quanto sei alto? 1,80 m, lì. Ma non pensi che 1,80 m, una ragazza di 1,80 m sia alta? Esistono. Lo so che esistono, però poi fra l'altezza e i tacchi praticamente. Vabbè, mi sta bene così. Ti sta bene così, la vuoi bella alta? Sì. Va bene, continuiamo poi? Magra naturalmente. Ah, è normale. Vabbè, dovrebbe lavorare questa ragazza, non è importante. No, vabbè, lavoro io per lei. Tu che lavoro fai? Io lavoro qua con il mio principale, facciamo panini, giriamo le fiere di tutto il mondo. Va bene, se è separata o divorziata. Se c'è single è meglio, se c'è qualcosa. Anche per esempio, anche se separata, divorziata, non è importante. Ascolti, le piace la famiglia, sì? Sì, oddio, anche c'è un bambino, una bambina. Lei è completamente single, non è stato mai sposato? No. Attualmente. È stato fidanzato in passato? Sì. Ha avuto qualche fidanzata? Sì. Quando è stata l'ultima fidanzata che lei ha avuto? Quando quella è morta a madre. Annalisa. Cosa? Annalisa Buffacchi, hostess. Ah, hostess. E praticamente come è cominciata questa storia? Che facevo, la linea Palermo Roma in aereo. Vi siete conosciuti in aereo? Siamo conosciuti in aereo. Poi piano piano è nato l'amore. È nato poi che oggi, domani, fino a che poi. Vi siete messi insieme? Poi lei è morta a mare. È morta? Sì. E come è morta? A mare, quando è caduto l'aereo. Cioè l'aereo è caduto a mare, lei? E lei è pilota, lei è hostess, è in servizio in quell'aereo. Quanto tempo fa è successo? Nel 74. Addirittura? Quindi lei è dal 74 naturalmente che non ha più una ragazza. È molto tempo. Mm-hmm. La sera quando è a casa come passa il tempo? Niente, c'è un po' di radio, c'è una radio, mi sento un po' di... La televisione se la vede? No, un poco così, niente. Di radio? No, perché mi avete tutti i giorni al laboratorio, perciò non me ne faccio niente. Certo. Va bene, per quanto riguarda invece, ritorniamo all'anima gemella, parliamo dell'età. Che età dovrebbe avere? Tra i 45 e i 50? Esatto, sì. Parliamo invece come aspetto fisico. Per lei è importante l'aspetto fisico o è importante il carattere? Tutte e due, c'è l'aspetto fisico e il carattere. Lei quando praticamente conosce una donna, che cosa che l'attrae? La prima cosa, l'aspetto fisico. Esatto. E poi successivamente magari il carattere. Il carattere, esatto. Secondo lei come dovrebbe essere una donna per colpirla? Come si dovrebbe comportare praticamente? Deve essere carina, romantica. Ah, le piace il romanticismo? Sì, sì. Maria Angela, tu praticamente se non erro tu sei single, giusto? Sì, io sono single da sempre, spero che lo rimarrò perché non credo nel matrimonio. Sei stata sempre single praticamente? Sono sempre stata single, non mi rovinare perché non mi sono mai sposata, quindi cioè, nel resto penso che ormai essere single è una fortuna. Certo. Ora, prima invece a voglia bisognava sposarsi per essere una persona normale, cioè, come tutti gli altri, ma purtroppo io... Dimmi Mariangela, tu abiti da sola? Io non è che abito da solo, ho abitato da sola, ho abitato in famiglia, giustamente un papà, una mamma, una sorella, eccetera, eccetera, parenti qua, per cui adesso abito in una struttura... È in una struttura privata dove sto in compagnia e faccio diverse cose, pittura, poesia, leggo praticamente molto. Il tuo hobby è anche la pittura? Sì, sì. Sei molto, anche una poetessa? Sono anche una poetessa da sempre, perché ho recitato anche in televisione, ho fatto anche un piccolo libro. Davvero? Dove anche a Canale 2 hanno fatto vedere alcune immagini. Allora, quindi se io praticamente ti dicessi di creare una poesia, sì, io tu potrei praticamente... anche farla anche all'istante, addirittura è questo dono praticamente. Ho anche una poesia che so, per esempio una poesia per adesso inerente all'amicizia, per esempio, che so, esatto, dimmela. Nell'amicizia, esatto, e nell'amicizia qualcosa di bello mi appare, grande, immenso, e in un cielo infinito, in un mare incantato, e che strano, ora una voce intensa e viva io vedo e mi ha parlato, sì, ora so, qui dove sono non sono più sola, ma il più risveglio mio sarà col pianto in cuore, perché nel sogno eterno ho trovato l'amore e nell'amicizia è il vero sogno d'amore. Incredibile. Ma vero? Incredibile. Complimenti comunque. Grazie, grazie. Cioè praticamente... tu praticamente inventi subito all'istante. Sì, io invento, io sono una poetessa da sempre, a 17 anni mi sono messa a scrivere, quindi ne ho, insomma, sono sull'anta.
diamoci la verità. Va bene. Vabbè. Maria Angela, dimmi tu praticamente i tuoi obblighi. Cadono dall'orologio i battiti e non finiscono, mi dividono da quegli immensi attimi rinchiusi nelle braccia tue. Corrono dell'orologio i battiti e mi riportano, ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile, il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Wow, wow, un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Corrono manovre incomprensibili, irraggiungibile realtà. Nel telefono quegli occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile, il tempo senza te. Oh, oh, ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tira tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi. E poi finalmente tu tira tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Wow, un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Grazie. Bravissimo. Hai detto naturalmente tutto dall'inizio alla fine. Sì. Perché ti volevo interrompere, ma solo che una volta che c'era il CD messo, giustamente. Vabbè. Vedere. Allora, perciò Antonino. Allora, tu questa canzone praticamente la dedichi alle ragazze che dovranno chiamare. Io la dedico con tutto il mio cuore, perché io l'ho cantato con tutto i miei sentimenti. No, ma si è visto. Questa canzone è proprio una canzone veramente che mi ha colpito nel 1995, avevo 19 anni e mi ha colpito veramente. È una canzone veramente che ha significato. Esatto. Perché Fiorello non è una persona qualunque, non è Tatao. No. È una persona all'altezza della situazione. Esatto. È molto bravo. Va bene. Ok, cosa possiamo dire alle telespettatrici che ti stanno guardando? Tu vuoi dire qualcosa, vuoi lanciare un messaggio? Sì. Bellezza, guardami. Io vorrei dirti, accettami di quello che sono. Forse ti sono simpatico già, ma se ti sono così, non lo so. Accettami di quello che sono e di quello che ho cantato per te, amore mio. Perché mi guardi così attentamente? Forse ti piaccio. Ti mando un bacione grosso. Ti amo, ciao. Bravo, bravo, delle belle parole. Queste praticamente erano dedicate alle telespettatrici che ti stanno guardando. Ah, io vorrei dedicarti anche una bellissima poesia. Sì. Vorrei averti tra le mie braccia per sentire il calore del tuo corpo. I tuoi occhi sono pieni di gioia e pieni di una luce meravigliosa risplendendo la natura.
andando a sparando a cuor di Dio, vorrei dirti che ti amo, ma se tu a me non vuoi credere, farò tutto possibile di te per non perdere quell'immenso amore che circonda il nostro cuore. Infine concludo questa poesia rivelando di essermi innamorato. Ti amo. Amore mio, baciami. Ciao. Bravissimo.